continua ad essere pubblicato ed avere successo nonostante gli anni a Diabolik, il cattivo che piace, dedicata anche una mostra a Milano. Un secolo di storia continua a piacere al Museo del Fumetto di Milano, una mostra dedicata a Diabolik. Ha dato i ritmi di un pendolare, carta economica da sfogliare, un fuorilegge al nero di china, lanciato verso una nuova rapina. Decine di copertine raccontano oltre mezzo secolo di rapine e fughe. Per Diabolik i segni del tempo si notano appena. Il re del terrore è uno dei pochi criminali sopravvissuti all'offensiva dei buoni. La sua longevità è un caso che smentisce i guru del marketing editoriale. Stessa grafica, bianco e nero d'obbligo e storie costruite da sempre attorno a tre personaggi principali. Diabolik, la seducente e la canta, e l'eterno perdente, l'ispettore Ginko. Il personaggio Diabolik è un personaggio con la P maiuscola. Ha mille sfaccettature la sua personalità, per cui può essere geloso, può addirittura essere dolce con una bambinetta che gli entra nel rifugio ed essere ferocissimo con chiunque osasse toccare Eva o minacciare la sua vita. E il fatto che di essere così ricco dentro è anche il motivo per cui noi riusciamo tutti i mesi a inventare delle storie nuove. Nel 68 il film di Mario Bava, a breve arriverà una serie di telefilm a conferma dell'impressionante continuità del personaggio, creato nel 62 da due sorelle, Angela e Luciana Giussani, dall'aspetto elegante e raffinato. In mostra al Museo del Fumetto di Milano, numeri da collezione, gadget, modellini della Jaguar, soprattutto curiosità. Il nostro ha avuto più di un problema con la censura, ma è sopravvissuto a sequestri e intimazioni. Già nel 65 in un albo si vedono Eva e Diabolik che si baciano e poi mano nella mano vanno verso una camera da letto. Il problema era che non erano sposati e quindi sono stati denunciati per oltraggio al pudore. La risposta delle sorelle Giustani è stata geniale. Praticamente da quel momento in poi Eva e Diabolik hanno sempre dormito in letti gemelli.